Oglianico è in festa oggi per la festa della Protezione Civile. Oglianico oggi è in festa, è una festa che è stata organizzata nei minimi particolari con tanto entusiasmo da tutto il gruppo di Protezione Civile, perché dopo che è stato vinto il bando della Fondazione CRT ci sono dei soldi a disposizione per l'acquisto di un nuovo mezzo e questo rende la festa ancora più allettante, ancora più divertente. Ecco. Una Protezione Civile attiva qua in paese è utile, è innegabile. La Protezione Civile è attivissima e ricordo solo che giovedì, quando c'era l'allerta meteo, dei volontari erano già nella notte, si sono resi disponibili ad andare a verificare i corsi d'acqua, monitoravano il territorio, per cui per un sindaco secondo me è molto importante avere dei feedback immediati da questi volontari che sono stati in contatto 24 ore su 24 nel periodo dell'allerta, come indicato. Però ci danno una grossissima mano anche per tutte le manifestazioni, dalle manifestazioni delle Idi di maggio alla manifestazione a giugno, quando c'è la festa patronale, sono sempre più che disponibili, per cui non possiamo fare a meno di loro. Ecco. Protezione Civile di Oglianico in festa oggi per la festa annuale. Sì, come tutti gli anni facciamo la nostra festa della Protezione Civile, oltretutto in occasione che dovrebbe arrivare un nuovo mezzo a parte per la nostra comunità ma anche per tutto il territorio della Regione Piemonte, visto che il mezzo che abbiamo prima comincia a diventare un po' problematico a uscire. Quest'anno siamo 40-50 persone in più a mangiare, quindi vuol dire che o noi che li trattiamo bene o che non fa piacere venire da noi. Proseguite comunque anche oggi la raccolta fondi, perché non siete ancora arrivati al totale della somma necessaria per il mezzo? Sì, non abbiamo ancora raggiunto la somma, perché 15.000 ce l'ha dati la Fondazione CRT, 10.000 le mettiamo noi come gruppo e la differenza sarebbe 7.000 euro se riusciamo a raggiungere la cifra giusta per prendere il mezzo.